Grazie, andiamo avanti con il nostro ordine del giorno. Si tratta adesso di un'interrogazione del consigliere Leonelli rivolta all'assessore Chianella. Fermata treni ad alta velocità chiusi, quali azioni intende intraprendere la giunta regionale affinché tale ipotesi venga realizzata al fine di migliorare i collegamenti della zona ovest della regione sia verso nord che verso sud del paese? Prego, consigliere Leonelli. Sì, grazie Presidente. Ma appunto questa interrogazione ha come oggetto il tema dell'alta velocità, il tema dell'alta velocità che riguarda una porzione del territorio, perché tutti sappiamo che Chiusi non è in Umbria, resta il fatto che è il confine dell'Umbria. Il comune di Città della Pieve è appunto comune confinante con Chiusi. Come sappiamo, dal momento in cui è stata presentata questa interrogazione c'è stato un passo avanti della Regione Toscana, che ha chiuso un accordo con Trenitalia, per cui insomma è emerso il fatto che verranno allocati dei treni Frecciarossa già dal prossimo anno su appunto la tratta della direttissima tra Roma e Firenze, in particolare a quanto emerge verranno allocati sulla rotta sud negli orari della mattina e sulla rotta nord negli orari della sera. Interessante che però dalla fermata di Chiusi si ritiene che possa essere raggiunta Roma Termini in 38 minuti. Quindi insomma capiamo da soli come una fermata posta al confine della nostra regione e che può potenzialmente servire un bacino di circa 100.000 umbri, perché se sommiamo i bacini del Trasimeno e quello dell'Orvietano ad oggi a spanne, quelli sono i numeri, per cui l'interrogazione è volta a capire come l'Umbria può, diciamo, impegnarsi o ottimizzare l'approccio a un'infrastruttura che io penso possa dare un ulteriore segnale importante rispetto appunto a un passo in avanti che va fatto sul tema dell'alta velocità e sul tema del collegamento all'alta velocità. L'abbiamo detto più volte, noi siamo per chiaramente portare l'alta velocità in più porzioni possibili del nostro territorio, sapendo che non è, o meglio, è difficilmente praticabile una soluzione univoca, no? C'è anche questo dibattito sull'arretramento ulteriore del Frecciarossa di Perugia, che è stata una battaglia nostra del PD, che poi chiaramente la regione ha recepito e portato avanti. Ora, come sapete, c'è tutto questo dibattito di ulteriore arretramento. Sì, ok, resta il fatto che però quel treno ha così successo anche oltre le previsioni, perché scusi consigliere Ometti, no, se ha successo oltre le previsioni proprio perché arriva a Milano alle 8:40, quindi estensione dell'arretramento deve comunque portare a quel punto di caduta. Ora, conclusivamente, il tema del Frecciarossa Chiusi, che ribadisco è un qualcosa che il cui passo l'ha fatto, come logico che fosse, la Regione Toscana, ora impegna, secondo me, la Regione dell'Umbria a capire come ottimizzare questo tipo di infrastruttura. Basta? No, perché io penso che un ragionamento analogo, anzi, colgo l'occasione anche per chiederle a che punto è la discussione sul tema di Orte, che era un'altra ipotesi che il Consiglio regionale ha valutato, proprio come fermata anche qui posta sulla linea direttissima e che comunque potesse dare una risposta per esempio all'area sud della nostra regione, a cominciare dalla provincia di Terni. Quindi ecco, l'interrogazione è volta a capire se la Regione Umbria ha già in mente interventi, penso soprattutto interventi legati alla viabilità, per ottimizzare quello che comunque è un'opportunità almeno per la parte ovest della nostra regione. Grazie. Prego, assessore Chianella. Grazie Presidente. Intanto credo che la risposta sia veloce, perché stiamo parlando di una cosa che non c'è nessun accordo, ci sono state riunioni e guardi consigliere Leonelli, le garantisco, ho avuto un'interlocuzione con la Regione Toscana e con Trenitalia esattamente questa mattina.
Quindi non sappiamo se ci sarà, non sappiamo tra l'altro in quali orari eventualmente questa fermata verrà effettuata, diciamo, alla stazione di Chiusi. Una ipotesi, tra l'altro, dobbiamo dircelo, che è stata generata in un periodo particolare, che era quello elettorale. Detto questo, bisogna verificare, perché Trenitalia, qualsiasi attivazione di questo tipo, generalmente fa un sondaggio sui flussi ipotetici potenziali che quel servizio che deve essere istituito possa avere. Detto questo, qualora Trenitalia decida, ci dia, diciamo così, gli orari esatti della attivazione del servizio e quindi effettui questo servizio, valuteremo la possibilità di un collegamento attraverso, io dico, l'ipotesi più, diciamo così, pratica, quella del Freccialink, per esempio, con i diversi territori della nostra regione, perché i nostri cittadini abbiano un'altra opportunità per avere, diciamo così, un servizio di alta velocità. Tra l'altro, un servizio di alta velocità che in questo senso è in direzione sud, diciamo, è più giustificato su direzione sud che non su direzione nord, tenuto conto che sulla direzione nord abbiamo già il Frecciarossa attivato appunto a Perugia, che ha dato importanti, eccezionali risultati. Quindi, alla luce di quanto accadrà, cioè rispetto all'evoluzione che ci sarà, valuteremo l'attivazione eventuale di servizi che potranno garantire ai nostri cittadini una nuova opportunità sull'alta velocità. Bene, prego per la replica, consigliere Leonelli. Ma non lo so, rispetto a quello che dice l'assessore, dice che non c'è nulla. Quello che sappiamo noi, anche per le interlocuzioni che abbiamo avuto, sicuramente dei passi avanti ci sono stati. Ora, se l'accordo è stato firmato in calcio oppure no, questo non è affar mio, ma che sicuramente ci sono stati passi avanti in tal senso mi pare che sia emerso un po' anche in maniera ufficiale, così come è chiaro che la cosa riguarderà l'orario invernale, quindi non sarà questione di questi mesi, però bisogna capire l'Umbria come ci arriva, perché prima ci prepariamo e meglio è. Lei mi dice del Freccialink, ok, minimo sindacale, ma resta il fatto che secondo me non basta, nel senso che va capito che complesso anche di infrastrutture, adeguamenti alla viabilità, che non è semplicemente il rifacimento delle buche della Pievaiola, ma io penso che vada realizzato magari insieme ai sindaci di quei territori un progetto comune per rendere chiaramente questa fermata un qualcosa di più fruibile per i nostri concittadini. La soluzione minimale di fare appunto semplicemente il Freccialink sinceramente non mi convince, perché il tema di Chiusi non è il problema di come ci si arriva, se c'è la macchina o non c'è la macchina, il problema è che è una realtà che ad oggi è collegata con infrastrutture, in particolare dal capoluogo di regione, poi diciamo dal Trasimeno è già chiaramente diverso, ma se vogliamo arrivare anche al bacino del capoluogo di regione, io penso che serva un progetto un po' più di ampio respiro, magari coinvolgendo i sindaci dei comuni interessati. Rispetto a Orte ho posto un quesito che capisco che non era nell'interrogazione, non mi ha risposto, quindi prendo spunto più avanti per chiedere ulteriormente lo stato d'attuazione, visto che non ho avuto risposta in questa sede. Passiamo adesso all'oggetto 152. Si tratta di una interrogazione presentata dai consiglieri Liberati e Carbonari e rivolta all'assessore Paparelli,
uso dei dati contenuti nei sistemi di informazione creditizia relativamente a imprese e famiglie aventi sede nelle aree colpite dal sisma, rischio di ulteriori restrizioni ai finanziamenti nell'area del cratere, interventi dello Stato e della Regione per affrontare queste circostanze, discrasia temporale su sospensione e mutui dentro e fuori le zone rosse, intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Ricordo il rispetto dei tempi, grazie. Grazie Presidente. Dunque, questa interrogazione, come lei ha detto, fa riferimento sempre alle zone del cratere, alle zone colpite dal sisma, e partirei da una premessa che mi sembra ormai acclarata, che ancora siamo fermi con la ricostruzione, e questo purtroppo non è il tema di questa interrogazione, ma è un dato importante soprattutto per quello che appunto oggi io sto cercando di capire dalla Giunta. Quindi il danno, premesso anche quindi che il danno indiretto e quindi anche le diffusioni che derivano dal danno indiretto sono state attivate solamente da pochi giorni, quando, e anche in ritardo direi rispetto al decreto ministeriale che era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel mese di ottobre, e dove appunto nei 60 giorni successivi la nostra regione e quindi il commissario alla ricostruzione non aveva a sua volta emanato questo decreto, quindi siamo partiti con 3 mesi e mezzo di ritardo. Le associazioni di categoria si sono giustamente lamentate perché, essendo la zona ancora completamente disastrata e quindi le imprese ferme, che appunto non riescono a lavorare, a portare avanti la loro attività, chiaramente c'è stata la lamentela anche da parte delle associazioni di categoria, poiché hanno dovuto far conto solamente sulle risorse personali per poter cercare di superare questo periodo di stasi, diciamo di fermo nel fatturato. Quindi, detto questo, però, il tema dell'interrogazione è quello che noi vogliamo capire dalla Giunta: se in questo periodo, dal terremoto, dall'avvenimento dal sisma ad oggi, e nello specifico a gennaio 2016, gennaio 2017 e gennaio 2018, nei sistemi creditizi, i sistemi creditizi abbiano rilevato delle sofferenze relative alle imprese e privati presenti nel cratere. Quindi, se c'è stato, se è possibile avere questi dati, e se sono state per caso attivate anche delle procedure esecutive sempre in queste zone. Questa è la prima domanda. La seconda sarebbe: su quali iniziative lo Stato e la Regione stiano lavorando per sostenere comunque l'accesso al credito privato delle famiglie e delle imprese locali, chiarendo peraltro come si intende superare la sospensione dei mutui, diciamo la discrasia derivante dalla sospensione dei mutui per le inagibilità registrate nella zona rossa, che appunto sono fino al 2009, e fuori dalla zona rossa, che sono fino al 2018. In buona sostanza, se io ho un immobile inagibile fuori dalla zona rossa, avrei una sospensione solamente fino al 2018. Quindi il fatto, secondo noi esiste una discrasia per il fatto che il fermo non deve essere solo relativo al luogo in cui si trova l'immobile, ma allo stato all'inagibilità quindi dell'immobile. Grazie. Bene, prego Assessore Paparelli. Sì, per rispondere agli interroganti occorre esaminare dal punto di vista dei dati macroeconomici una realtà con caratteristiche peculiari come quella dei comuni del cratere sismico. I dati disponibili fanno riferimento a stime molto generali che indicano i livelli di contrazione dell'attività economica quantificati in una riduzione del PIL 2016 del 15%,
che arriva nell'area, che arriva a meno 47 per i tre comuni più colpiti, Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto. L'impatto negativo evidenziato probabilmente avrà un tempo di almeno un triennio, con il rischio di indebolire ancora di più il sistema economico locale. In ogni caso, in questo momento sono attivi strumenti, come nel caso della legge 181, che abbiamo illustrato qualche giorno fa a Spoleto, che dalle prossime settimane, diciamo, saranno attiva la possibilità di presentare domande. L'avviso sul danno indiretto, l'Umbria è stata la prima regione a pubblicarlo, che possono contribuire al rilancio delle attività economiche dell'area. Dal punto di vista del tema evidenziato relativamente alla sospensione dei mutui per le imprese e i cittadini che abbiano avuto immobili danneggiati, come è noto il collegato fiscale ha prorogato fino al 31 dicembre 2018 la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui sia per i proprietari di prime case distrutte dagli eventi sismici sia per gli edifici inagibili destinati ad attività produttive. Inoltre, per gli immobili all'interno delle zone rosse il termine è prorogato al 31 dicembre 2020. La legge prevede la sottoscrizione di un accordo quadro tra il commissario per la ricostruzione entro il 30, con il commissario della ricostruzione entro il 30 giugno 2018, ma il commissario ha ritenuto di accelerare i tempi per dare maggiori certezze ai cittadini anticipando la sottoscrizione che è intervenuta il 28 marzo. Io penso che questo sia un passo avanti sulla chiarezza dei diritti riconosciuti a quanti hanno subito un grave danno a causa del terremoto. Tra i punti qualificanti dell'accordo, il prolungamento del periodo del rimborso del mutuo per un intervallo di tempo pari alla sospensione. Possiamo fare un po' di silenzio, Presidente, per cortesia. La Presidente sta in silenzio, gli altri dovrebbero fare un po' di silenzio. Grazie. Chiedevo a te di attivare. L'applicazione di un tasso di interesse per le rate sospese sulla base di quanto previsto dal contratto, il divieto per la banca di chiedere al debitore il pagamento delle rate sospese in un'unica soluzione alla ripresa del piano di ammortamento. Nel caso in cui il soggetto finanziato abbia deciso di sospendere il pagamento della sola quota capitale, inoltre alla ripresa dell'ammortamento non saranno dovuti gli interessi, oltre a quelli già pagati. E in caso di sospensione dell'intera rata, gli interessi maturati nel periodo di interruzione saranno calcolati solo sulla parte non rimborsata del finanziamento. Le banche infine possono anche offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste dall'accordo. Questo ovviamente non significa che il tema sia risolto, al contrario si tratta ancora di lavorare in sede legislativa per uniformare le scadenze per privati cittadini e imprese che abbiano subito danni gravi per effetti degli eventi, in modo tale da consentire a tutti di avere una certezza rispetto all'allineamento delle scadenze delle esposizioni finanziarie rispetto alla materiale disponibilità dei beni oggetto del finanziamento, che nella stragrande maggioranza dei casi ne rappresentano anche parte significativa delle garanzie che presidiano la concessione. Su questo l'impegno della Regione è forte e chiaro nell'attuare tutte le possibili forme di sensibilizzazione del Governo al fine di aggiornare le scadenze previste, la norma di legge alla effettiva disponibilità dei beni che consentono l'esercizio dell'attività di impresa, consentendo quindi alle imprese di poter gestire al meglio la ripresa delle attività produttive. A livello nazionale, ai sensi del dell'articolo 19 del decreto 189, concede per la durata di 3 anni in favore delle micro, piccole e medie imprese garanzia a titolo gratuito e con priorità di istruttoria e delibera sugli altri interventi per un importo massimo di 2,5 milioni per ogni impresa. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale di copertura è 80% dell'ammontare di ciascuna operazione, per gli interventi di controgaranzia è pari al 90% dell'importo garantito dai confidi. La Regione Umbria inoltre ha integrato con delibera di giunta regionale 989 del 2016 di attivare i seguenti interventi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalla norma nazionale: accesso al credito,
abbiamo messo a disposizione delle imprese un insieme di interventi di garanzia finalizzati a interventi sulla liquidità aziendale e sul capitale circolante a favore delle imprese che hanno subito gli effetti degli eventi sismici. Le garanzie sono rilanciate da Gemafin a fronte di finanziamenti chirografari di importo massimo pari a 250.000 euro e di durata compresa tra 12 e 60 mesi, con una garanzia che arriva all'80% del finanziamento concesso. Gli interventi potranno essere effettuati a favore di imprese che dimostrino gli effetti degli eventi sismici rispetto ai livelli di attività economica. Moratoria garanzia di Gemafin, che può essere attivata automaticamente, interventi di riassicurazione a favore di consorzi e cooperative, attivazione di un coordinamento regionale con le banche, con l'ABI regionale per integrare gli strumenti regionali con specifiche iniziative come moratorie o plafond specificamente attivati dalle singole banche a favore di imprese e privati, sostegno alle imprese dei settori turismo, commercio e servizi, ad accompagnamento di altri interventi specifici attivati dalla Regione con propri avvisi pubblici a favore di queste imprese, con il rilascio ovviamente di garanzie che si aggiungono agli eventuali fondi perduti previsti. Successivamente, con delibera 1187 del 2016, abbiamo stabilito che le garanzie devono essere rilasciate senza applicare commissioni a carico delle imprese beneficiarie e abbiamo previsto la possibilità di accesso agli interventi alle imprese di tutti i settori produttivi tranne quelli espressamente esclusi dalla normativa comunitaria. Con DGR 34 del 2017 abbiamo costituito un fondo di 2 milioni di euro per il rilascio di garanzie a prima richiesta, eventualmente controgarantite dal Fondo Centrale di Garanzia, la cui attività è prioritariamente indirizzata al sostegno delle imprese con sede operativa nei comuni che si trovano all'interno del cratere del terremoto e alle imprese anche al di fuori del cratere, purché appartengano ai settori del turismo, commercio e servizi. Vale la pena infine di sottolineare come le preoccupazioni espresse dagli interroganti rispetto alla utilizzazione dei sistemi di informazione degli intermediari finanziari debbano essere collocate in contesto non ordinario in cui l'evento sismico e i vari provvedimenti normativi hanno determinato le condizioni per cui le banche hanno potuto derogare alle norme di vigilanza rispetto alla gestione dei rapporti creditizi. Quanto alla richiesta di informazioni relative alle macro variazioni legate alle sofferenze e alle procedure esecutive nel cratere, e premesso che tali dati, qualora esistano, non sono nella disponibilità della Regione, una prima rapida verifica effettuata con Banca Italia evidenzia come allo stato attuale tali dati disaggregati per territori non siano ricavabili dalle banche dati e dalle procedure previste dagli organismi competenti. Come è noto, infatti, è riportato agli interroganti, il livello di aggregazione delle informazioni è collocato da Banca Italia su base regionale e gli unici dati disponibili su base comunale, come verificabile dal rapporto Banca Italia 2017 per l'Umbria, sono relativi solo agli impieghi e depositi e al numero di sportelli. In ogni caso, la Regione, per quanto nelle sue possibilità, seguirà con attenzione tale vicenda al fine di valutare ogni possibile azione o intervento che possa essere proposto o messo in campo nell'interesse delle imprese e della ripresa produttiva dell'area. Bene, visto che ci abbiamo impiegato 10 minuti per questa risposta, credo che fosse più allora, giusto le misure... magari farla per chiederla per iscritto, visto che il tema che interrogava era così ampio che non si poteva fare diversamente. Però allora, le misure sono molte, però partiamo dalla prima domanda, no? Quindi lei ha detto che non è possibile avere i dati disaggregati su quei comuni che si trovano nella zona del cratere e quindi conoscere eventuali segnalazioni a sofferenza da parte degli istituti di credito. Ecco, su questo sarebbe opportuno quantomeno cercare di sensibilizzare comunque la Banca d'Italia a fornire questi dati, ma più che altro sensibilizzare le varie banche che sono presenti nel nostro territorio, che quindi in qualche modo hanno finanziato quella popolazione, a quantomeno avere un atteggiamento
di un certo tipo nei confronti di questa popolazione che è stata duramente colpita, sia imprese siano essi privati cittadini, da questo evento negativo, e che quindi l'atteggiamento delle banche in quei territori, in quelle zone, sia molto più cauto, poiché quello che gli è successo non è una cosa che dipende dalla propria volontà, ma è dipeso da un evento appunto eccezionale. Quindi spero che la Giunta in qualche modo cerchi di sensibilizzare le banche ad avere un certo atteggiamento per quei soggetti, perché sappiamo benissimo che quando un soggetto viene segnalato a sofferenza è la morte dal punto di vista creditizio di quella persona. Quindi ecco, quantomeno mi aspetto questo. Per quanto riguarda tutte le altre misure che voi avete letto, che sono state in qualche modo diciamo attivate, forse sarà presto, ma la popolazione sembra non averle appunto percepite come misure sufficienti per uscire dal disagio, no? Quindi la nostra speranza è che si faccia tutto il possibile, e che se queste misure non saranno sufficienti, di fare tutto ciò che è il nostro potere per cercare di evitare lo spopolamento di questi territori, sia da parte delle imprese ma anche da parte dei cittadini. E ringrazio comunque per anche se ci ha messo di più rispetto a quanto era stato concesso come tempo, per l'informazione che ci ha fornito. Grazie.